Salve a tutti ragazzi, io sono Marco e oggi torniamo sul nostro ranch, su Slime Rancher. Oh, intanto sto notando proprio ora che i paddle hanno appena sfornato i plort, quindi li raccogliamo. E ora andiamo anche a vedere nel mercato quanto valgono, perché probabilmente varranno un po' di più o di meno. Quindi se valgono di più li vendiamo subito. Ora, facciamo anche un giretto. Intanto stanno tutti bene, i nostri hunter come stanno? Bene. Abbiamo anche qualche plort, no, li avevo già venduti. Abbiamo 3200 monete perché ho venduto qualche plort. Ora vediamo, 71 valgono oggi. Wow, dobbiamo andare in giro a prendere dei rosto. E soprattutto 33 i paddle slime, 8 i pink, 16 i tabby. Bene, io direi di andare nel nostro silo, prendere tutti i paddle slime che questi ci servono. Grazie, ne abbiamo 56, li vendiamo tutti. E via, il primo round di vendita dei paddle plort. Siamo già a 4200, benissimo, prendiamo tutti gli altri. 28, dovremmo anche poterli prendere tutti, infatti. Ecco, qua abbiamo 30 unità negli slot del nostro inventario. Abbiamo 16, eccoli qua, gli Hunter Plort. Ecco, mi ricordavo di non averli già venduti, quindi li vendiamo subito, valgono 71. Eccoci qua, e via. Via con i paddle, qui 5000 monete e via con gli Hunter. 6300 monete, se è fatta notte, skippiamo la notte, andiamo a dormire. Eccoci qua, sleep until morning. In questo episodio cattureremo nuovi tipi di slime e cominceremo ad allevarli. Ritorniamo nel nostro ranch, vediamo un po' come siamo messi con il mercatino oggi. I rock valgono normali, 8. I fosfor sono in aumento ma non li abbiamo. 21, per fortuna abbiamo venduto. E guardate un po', anche 50 di Hunter Plort. Abbiamo venduto tutto al momento giusto. Bene, sono contento di questo. Ora, visto che voglio altri Hunter Plort, voglio andare intanto a catturare qualche galletto in giro. Abbandoniamo queste zone direttamente, andiamo direttamente dai nostri cari rostro. Perché no? Qua ci sono solo galline. E soprattutto voglio anche trovare un altro gordo da far esplodere, perché voglio sbloccare e soprattutto vedere insieme a voi esplorare una nuova zona della mappa. Quindi ora aspettiamo che la stamina salga nuovamente. Come vedete, ecco, stiamo andando a rilento. Rosto, grazie, tu sei mio. Solo uno, peccato. Volevo altri galletti. Lassù ce n'è qualcuno? No, tutte galline, siamo sfortunati a questo giro. Oh, ragazzi, glielo... No, scappato, non ho fatto in tempo a dare da mangiare al gold slime, l'avete visto? Eh sì, quello vale davvero tantissimo. Cavolo, quanto è veloce però. Qua abbiamo sbloccato tutto. Sì, dovremmo. E infatti qua abbiamo il teletrasporto. Ora, cerchiamo qualche altro gordo. Cavolo, avrei voluto prendere il plort dorato. Quello vale un sacco di soldi. Ah vabbè, sarà per la prossima. Qua intanto ogni volta c'è la nostra bella cassa che ci aspetta. Quindi io tranquillamente la faccio esplodere. Contiene delle galline. Un poco fruit, ma non importa. Andiamo in queste nuove zone che non abbiamo esplorato a fondo e che, se ricordo bene, dovevano celare qualche caro gordo tutto per noi. Quindi andiamo qua. E ci sono già dei tar. Wow, che bello. Ah, aspettate che bonifico un po' tutta la zona con l'acqua. Salve signor tar, grazie. Qua ci sono dei galli, ditemi di sì. Solo galline. Ah, peccato. Dov'è l'altro tar? Sento ancora la musichetta. Non so dove sia. Tanto andiamo avanti. Mi piacerebbe anche trovare altri Hunter Slime da raccogliere, perché ne abbiamo solo 3 e sono pochini, se devo dirla tutta. Speriamo di essere fortunati in questo episodio. Intanto io mi guardo in giro, senza stamina e senza poter correre. Quanto è bello tutto ciò. Ma mi avvicino in questa zona, perché ora voglio far ricaricare. Ecco, per fortuna è carico il tutto. Ecco, cerco ancora altri rosto. Guardate un po' quanti sono. Grazie tutti per me, ne abbiamo 4. I nostri hunter saranno molto felici di questo. E proviamo a volare. Eccolo qua. Salve signor Oneigordo. Abbiamo un Oneigordo qua. Benissimo, intanto ci liberiamo del nostro caro pulcino. Qua possiamo anche scendere. Che c'è qua? Vediamo un po'. Niente di particolare. No, purtroppo no. Non importa. Comunque a questo punto andiamo a prendere i Mint Mango, che sono il cibo preferito degli Oni. E sapete cosa? Proprio gli Oni in questo episodio ci occupiamo. Ecco qua la notifica. Ho deciso di allevare l'oro. Anche l'oro danno. Salve signor Hunter. Boom. Ah, largo. Quindi ci sono gli Hunter qua. Aspettate che uccido questi due. Grazie. Prendiamo un po' di Oni.
Quindi in questo episodio ci occupiamo in pratica solo di Oni. Li catturiamo, li alleviamo, facciamo scoppiare l'Oni più grande. Ecco qua ne vedo un altro, di questi sono abbastanza sicuro di trovarne abbastanza, perché ne voglio abbastanza. E però mi servono i Mint Mango. Mint Mango che devo trovare da qualche parte, non voglio morire però, grazie. E quindi cerchiamoli un po' in giro. Ora facciamo ricaricare un po' la stamina. Ecco, si sta ricaricando e andiamo da questa parte. Quindi vogliamo, grazie. Riusciamo, sì. E cerchiamo il tutto. Altra cassa, aspettate, vediamo un po' cosa contiene. Niente di troppo particolare, purtroppo per noi. Ah, ok. Segni del passaggio di Hunter Slime. Molto, molto interessante. Ah, cerchiamoli. Guardatelo un po', diventa anche trasparente. E non è l'unico, eccolo. Eccolo, ti ho visto maledetto. Grazie, sei mio, grazie mille. Solo uno? Prendo anche il Plort, non si sa mai, così li vendiamo. Il problema è che stando molto molto, ecco, qua a camperare, i tar si, praticamente si riproducono subito. Oh, intanto facciamo un giretto. Altri hunter per me, grazie. Cassa, cassa, la prendiamo subito. La spacchiamo e non contiene niente di particolare. Ok, signor Pink, ecco. Oh, salve, appena spawnato. Grazie, tu sei mio. Siamo a quota 2. Comunque, noi siamo venuti qua per prendere il Mint Mango e soprattutto gli Oni. E quindi dobbiamo andare avanti. Superiamo questa zona. Aspettate che uccido il simpaticissimo Tarry in questo modo. E vediamo un po' dove andare. Oh, intanto laggiù c'è un bel ponte. C'è una zona nuova. Io probabilmente con 150 di stamina non riuscirò mai a raggiungerla. Ho paura di fare una sciocchezza. Ma in realtà da quel tronco, aspettate, facciamo un po' di giri. Vediamo un po' se siamo fortunati. Oh, facciamo questo giro da qua. Ecco, in teoria quel tronco dovrebbe trovarsi da queste parti. E infatti è quello. E quindi lo raggiungiamo. Ora però qua giù, come vedete, ci sono dei fiori. Probabilmente qua spawnano gli Hunter Slime. O meglio, spero di trovare l'oro e i Mint Mango. Ecco, qua torniamo indietro, purtroppo. Vabbè, facciamo il giro largo. Facciamo il giro largo, salve, superiamo i boom. Ecco, che non sono per niente amichevoli. Ecco, facciamo così. Questa è la zona degli Oni Slime. Quindi ora, infatti, come potevo immaginare, eccoli qua, sono a quota 3. Aspettiamo un po', ci guardiamo attorno, prendiamo anche qualche galletto se spona. E ragazzi, solo ora ho capito. Guardate un po', da qua io ci passavo sempre, ma è una nuova zona che non avevo mai visto. E che, wow, necessita di un saltino per essere raggiunta. E questa è una nuova aggiunta, appunto. Non c'ero mai stato qua. Ora, qua si può salire. E non c'è nulla. È tutto bello. Mentre da questa parte, se io scendo, dove mi trovo? In una nuova foresta. Oh, qua possiamo andare avanti. Altri simpaticissimi hunter, però sono quelli ostili. E infatti, guardate, mi stanno un po' cacciando. Mint Mango, grazie. Signori Oni... No, signori Oni Hunter, mi servirebbero. Ecco, a questo punto però faccio prima a fare così. Prendi Mint Mango, sono molto molto più importanti in questo momento per me. E questa nuova zona è fatta di isole. E non l'avevo mai vista, davvero. Benissimo. Tutti grandi, gli Hunter. Non ce n'è qualcuno piccolo, mi servirebbe. Mi servirebbe, spawnano già così. Ragazzi, mi scusi, potrebbe, ecco, andare via. Grazie. Voglio esplorare questa nuova zona fatta di Oni Hunter. Bellissima, oltretutto. Qua si sale. Qua si sale, ovviamente mi stanno facendo danno. Qua c'è un altro tronchetto. Vediamo un po' dove ci porta. Cavolo, ma sono tutti ostili, però. Signori, potreste, ecco, andare via. Grazie. Qua ci sono degli Hunter Slime. Degli Hunter Plort, scusatemi. E qua c'è un'altra zona. Bello, ma non capisco dove sono e soprattutto lui che cos'è. Oni Hunter largo. Però non è cattivo come gli altri. Ah, ok, perfetto, ci sono quelli buoni, ci sono quelli cattivi. Scappiamo via. Torniamo un po' qua.
E vediamo un po' da queste parti dove si va. Bene, laggiù come vedete c'è una piccola lanterna. Credo sia una nuova parte di mappa. Credo proprio di sì. Vediamo un po'. Oh, wow. Non c'ero mai stato. Qui ho 26 di stamina. Perfetto. Non so come ho fatto a raggiungere questo punto. Sì, questa zona è completamente sconosciuta per me. Vediamo un po'. Cosa c'è di bello? Beh, dei pink. Niente di troppo particolare. Andiamo avanti. Laggiù c'è qualcosa. Un altro ponte. Altre capsule che dobbiamo poi aprire più avanti. Abbiamo questo, un rosto, grazie mio. Ne abbiamo 5, molto bene. E abbiamo anche 5 hunter, visto che ora ne abbiamo 2 in inventario, in aggiunta agli altri. Bene, mi sono perso, non so dove sto andando. Qua c'è però una lanterna con un teletrasporto. Ottimo, questo magari ci potrebbe servire. Vorrei fare però il giro largo da queste parti per capire se c'è qualcosa di interessante. Vediamo un po' qua sopra. Che sto facendo? Dove sto andando? Oh, bene, so dove siamo. È già qualcosa. E infatti questo è il teletrasporto che abbiamo visto dall'alto. Bene, è notte. Io direi che prima di skippare la notte appunto e tornare al giorno, aggiungerei 2 hunter. Li alimenterei, che probabilmente hanno tutti fame. Eccoli qua. Grazie, fate pure i plort, cari amici. Abbiamo solo 4 oni, dobbiamo tornare a prenderne degli altri. Ma io farei skipperei la notte. Bene ragazzi, è passato un po' di tempo, io intanto volo. Eccoci qua davanti al nostro simpaticissimo Onegordo e cominciamo ad alimentarlo. Vediamo un po' se 30 mint mango bastano. In realtà è il suo cibo preferito, quindi dovrebbe anche gradire. Ma non credo basterà. Io intanto ho anche altri 7 Q-berry. E però ci siamo, sta per scoppiare. Quindi è questione di pochissimo tempo, pochissima anche acqua che devo utilizzare per cercare di mandare via l'oro e prendere un po' di mint mango in giro, sperando di prenderne tanti. No, in realtà non ne prendo niente. Ecco, aspettate che cerco di mandare via il tar in qualche modo. Prendiamo altri frutti. Ah, troppi tar, mi dicono. Oh, intanto però tutti questi plort io me li posso anche prendere, grazie. Così almeno li vendiamo. Guardate un po' quanti boom ci sono. So che non sono mint mango, ma almeno proviamo con 10 pogo fruit. Intanto guardate un po', 17 boom plort che vendiamo e ce l'abbiamo fatta. Esplode. Oh, questi sono tutti nostri, grazie. Tutti questi io li prendo, visto che volevo cominciare l'allevamento. Quindi venite a me, Oney, grazie mille. Ne abbiamo ben 17, che non sono niente male. E prendiamo anche la chiave, eccola qua. Intanto non posso neanche prendere i loro plort, ma non mi importa, direi che possiamo tornare a casa. I boom costano 53, valgono 53 monetine, allora li vendiamo. Ho preso anche 2 EN per sbaglio che do tranquillamente ai nostri tabby, che tanto, ecco qua, sono affamati, immaginavo. Prendo anche i paddle plort, prendo anche gli slime plort, perché voglio eliminare un pond. Uno credo sia abbastanza, quindi lo demoliamo e al suo posto facciamo un nuovo coral, a cui applichiamo tutti i potenziamenti del caso, quindi l'hernet, il plort collector e anche il outfeeder. Ecco qua, direi che al momento può anche bastare. E qua dentro cominciamo l'allevamento dei nostri Oney Slime, che danno gli Oney Plort che valgono un bel po' di soldi, devo dire. Mentre per quanto riguarda questi paddle plort, io direi che li possiamo anche liberare da qualche parte, magari nell'acqua, visto che comunque ne abbiamo già 4 e sono più che sufficienti. Quindi andate via, grazie simpaticissimi. Eccoli là, siete tornati al vostro elemento naturale. Li vendiamo, vendiamo anche questi 8 paddle plort. E direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Abbiamo visto un po' di cose, abbiamo fatto scoppiare un nuovo slime e quindi abbiamo la chiave che nel prossimo episodio utilizzeremo per scoprire nuove parti della mappa. Abbiamo anche scoperto per caso una nuova parte della mappa, abbiamo visto tanti hunter slime, abbiamo visto tante cose. Ma per il momento ci fermiamo così. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così invita a mettermi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi lascio altri 2 video nella scheda finale e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.